Il settore agricolo è in crisi, per questo le associazioni chiedono lo stato di calamità per la zona del Fucino, con la sospensione delle ordinanze che bloccano le irrigazioni. La situazione è molto grave, per questo è stato convocato un vertice in prefettura. Un quadro a tinte fosche peggiorato dal meteo degli ultimi tempi. Le colture sono danneggiate dalle piogge frequenti, alluvioni nei campi. Molte imprese hanno perso i primi sfalci di foraggi, il freddo e le piogge hanno ritardato il trasferimento dei pascoli in sofferenza. Pure le coltivazioni di cereali e legumi, come il comparto dell'olio e del vino, oppure della costa abruzzese. Allo stesso tempo l'andamento dei tassi di interessi bancari relativi a prestiti o mutui, indispensabili per fronteggiare gli aumenti dei costi, dal mese di agosto 2022 ad oggi registrano un incremento dell'8%. Si chiedono quindi interventi seri. Il direttore di Coldiretti dell'Aquila, Domenico Roselli, questa mattina era al Fucino a parlare con gli agricoltori. I terreni alle mie spalle sono terreni che erano stati messi a coltivazione di spinaci e che purtroppo per le inondazioni di questi giorni andranno distrutti e riprese con altre attività di semina e quindi con l'aggravio di costi e nella speranza anche di riuscire a recuperare in parte la stagione. Quello che dispiace è che molto probabilmente, anche vista l'eccezionalità della pioggia che c'è stata in questi giorni, una parte di questi danni probabilmente si sarebbero potuti contenere. Anzi, evidentemente si sarebbero potuti contenere se alcuni lavori fossero stati fatti. Ora, qui il tema principale è far defluire l'acqua, l'acqua che ristagna, l'acqua che fa marcire ciò che è stato seminato e l'acqua che in qualche maniera doveva defluire un po' più velocemente. Anche gli agricoltori raccontano tutte le loro difficoltà, mostrando i danni dei campi. Questa è una zona che è sempre stata colpita da intemperie, da diciamo temporali. Nessuno prende provvedimenti, anche se l'anno scorso abbiamo fatto riunioni col consorzio di bonifica, il comune, che avrebbero provveduto, avrebbero mandato dei ingegneri per vedere delle pendenze. L'acqua non va a nessuna parte perché i fossi non tirano e quindi non è. Io sto in queste condizioni, ma molti nostri soci della MPP stanno nelle stesse condizioni, campi di patate da diseminare, campi di spinaci che sono distrutti, campi di finocchi come questo, più ci sono carote e altre cose che non mi metto ad elencare perché i danni sono tantissimi. Ingenti.